Noi piace tantissimo analizzare, conoscere i giovani talenti, perché ragazzi, loro sono il futuro. Prendiamo per esempio gli Under 21 europei 2009, c'erano giocatori come Boateng, Hummels, Khedira, Neuer, che poi dopo sono diventati campioni del mondo, solo 5 anni dopo. Perciò la nostra idea, ragazzi, questo sarà un video interattivo, fateci sapere anche la vostra opinione. Vogliamo parlare dei migliori giovani talenti in prospettiva Under 25. Io vi presento quelli tedeschi, da tedesco li Esatto. conosco Sì, io quelli bene, italiani, e lui ovviamente. con gli italiani. Cominciamo subito. Innanzitutto, però, scaricatevi anche l'app di OneFootball, ragazzi. Vi lascio il link in descrizione. È gratis e iscrivetevi anche dal canale qui del mio amico Salvatore Neroblu. Cominciamo subito con i portieri. Lascio la parola a te. Vai. Io ho messo scelta difficile riguardo i portieri, ragazzi. Ho fatto diciamo, una distinzione tra Donnarumma e Cragno. Ho messo Cragno perché come portiere mi piace molto ed è un portiere molto, molto bravo con i piedi, uno che è abile anche diciamo, nei riflessi, un giocatore molto utile che al Cagliari sta facendo molto bene. Secondo me Donnarumma è un portiere per il futuro della nazionale, però allo stesso momento è un giocatore che al momento vedo scarso con i piedi, tecnicamente scarso, anche se nei riflessi è qualcosa di incredibile. Sì, Però io a livello preferisco. di riflessi, forse uno dei talenti più grandi su questo Però pianeta. Però preferisco trasmette Cragno. ancora insicurezza Esatto. con i piedi, lì deve assolutamente migliorare. Comunque, a livello di portieri in generale, tedeschi, italiani, non No, abbiamo mai avuto fortissimo. problemi. Anche se in alcuni anni i nazionali forse non sono stati il top, i nostri portieri sono sempre stati Sì, forse la maggior fortissimi, ragazzi, sicurezza di ogni fortissimi. nazionale. Noi invece abbiamo spesso un problema di lusso in Germania perché abbiamo troppi portieri. Anche in questo momento c'è un grandissimo talento, si chiama Alexander Nübel, 23 anni. Lui sta facendo quello che fece Manuel Neuer perché ha giocato a Schalke 04, tutti felicissimi. Questo è il nuovo Manuel Neuer. C'ha veramente anche con i piedi molto, molto forte sulla linea una bestia, perciò ricorda molto Manuel Neuer. Lui adesso sta facendo la stessa cosa come Neuer, dal Schalke 04 va al Bayern Monaco. Come sempre sono furbi, si prendono i più grandi talenti e ti chiedo subito una cosa, ma secondo te non è un po' un rischio se c'hai Sì, 23 secondo me sì. anni, vai dal Bayern Monaco dove c'è un Manuel Neuer, ok, c'ha già una certa età, ma comunque è ancora un Un portiere portiere fortissimo grandissimo, e forte. c'è già una lite, ragazzi, c'è già una lite perché Salihamidžić, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha provato a parlare con noi, ha detto facciamo almeno giocare questo Alexander Nübel 15 partite in una stagione, così facciamo anche dare un po' di esperienza a Secondo lui. me è un rischio. Comunque, secondo me è anche un rischio, ragazzi, perché secondo me quando sei giovane, quando c'hai 23 anni, devi giocare, giocare, giocare. Esatto, quanto mai. Secondo Vedremo te andrà via cosa. Neuer dopo questo problema, No, magari? assolutamente no. No. Neuer è ancora un grande, grande portiere e c'ha ancora voglia, l'ha dimostrato, l'ha detto in tutte le interviste. Lui 2-3 anni vuole ancora giocare ai A me piace massimi livelli molto. e perciò un Alexander Nübel non si può mettere sulla panchina. In Sì. nazionale abbiamo lo stesso problema, c'è Marc-André ter Stegen, Terzi. portiere del Barcellona, con i piedi sembra un difensore centrale, Sì, costruisce la è partita, è vero. fortissimo, sempre secondo portiere, dietro Manuel Neuer, tante Forse il problema proteste. maggiore della nazionale tedesca è Sì, è questo, un troppi problema di portieri. lusso. Poi arriveremo ad altri reparti dove la nazionale tedesca non mi piace più come una volta, ne parleremo, ma a livello di portieri abbiamo un problema di lusso. Io questa scelta di Alexander Nübel la vedo in maniera un po' critica. Comunque, questa è la mia scelta, talento più grande a livello di portiere. Adesso arriviamo alla Alla difesa e ti difesa, lascio esatto. la Io parola. come difensore, ragazzi, non ho dubbi. Ho messo subito Alessandro Bastoni, uno che l'anno scorso al Parma ha fatto molto bene. Ha giocato con continuità, ha giocato molto spesso e appunto adesso quest'anno è all'Inter con Conte, sta trovando la possibilità di giocare di più, addirittura sembra che avesse tolto il posto a Diego Godin, un giocatore molto di struttura, un giocatore che ha un'esperienza internazionale, giocatore fortissimo, Bastoni anche in fase difensiva, in fase di uscita, esce con Che uscite che ha fatto contro il Napoli, pazzesco, pazzesco. pazzesco, E poi a sinistro di me, piede. personalmente, nella difesa 3 a sinistra piace un giocatore mancino Sì, perché è veramente molto rischioso se forte. te la devi sempre mettere sul piede destro. Conte l'ha detto, in costruzione. I difensori centrali devono essere i primi che costruiscono Esatto. la partita. Già abbiamo già De Vrij che è fenomenale. Screener E poi così, sì. adesso, sì, Skriniar va un po' in difficoltà, Sì. secondo me. Però Bastoni, tanta roba, Tanta come roba. costruisce la partita, come partecipa anche Secondo me la può manovra essere veramente. offensiva, poi trasmette sicurezza, calma, tanta roba. Ovviamente molto giovane Sì, ancora, bisogna perciò dire, però aspettiamo comunque prima secondo me stagione adesso su livelli sì. veramente alti.
Però concordo, un grande talento. Invece la Germania, secondo me, è il reparto dove abbiamo più problemi. Hummels, Boateng, che sono stati cacciati in maniera definitiva di Joachim Löw. Difficile trovare dei sostituti all'altezza. Secondo me c'è solo uno, è Süle, 24 anni, che però non lo voglio citare come miglior talento perché lui è molto debole. È sempre infortunato, o spesso infortunato, diciamolo così. Seconda volta, rottura, legamento, crociato, si dice così in Sì. italiano. No? Sì, esattamente. Perciò mi dispiace per lui, ma un giocatore, un vero top player, deve avere un grande talento, Certo. deve essere anche l'aspetto mentale, tutto ciò, però anche fisicamente. Vediamo Messi o Cristiano Ronaldo che sono 10 anni, che sì, qualche piccolo Uno o infortunio, due ma massimo. giocano quasi sempre. Invece, se tu sei così giovane, già seconda volta in un infortunio così grave. Purtroppo Difficile mi poi. dispiace per lui perché è veramente un bodyguard, fisicamente una bestia, ragazzi. Molto molto rapido, anche nonostante il suo peso, un bellissimo giocatore, purtroppo troppi infortuni. Perciò il difensore, secondo me, più forte in assoluto, Under 25, Joshua Kimmich, che lo potrei anche citare come centrocampista, perché lui può fare Tutti i tutto. ruoli. È una cosa pazzesca, ragazzi. È grande, 1,75 m. Sai dove Guardiola lo fece giocare? Come difensore centrale. Addirittura. Sì, vabbè, Guardiola è un po' un pazzo, Sì. c'è da dire, Guardiola ha sempre le sue Però idee. dai, nonostante ciò ha Però fatto bene, lui ha detto, grazie a Guardiola, lui è diventato quello che è. Guardiola l'ho visto eh? al Lo ha, VfB Stuttgart, esatto. lo voleva e l'ha trasformato in un all-rounder meraviglioso. Qui lo paragono, cioè paragono con Paragone. Philipp Lahm, perché Philipp Lahm era anche così, poteva Grandissimo. giocare in mediano, a destra, non prendeva mai cartellini gialli, non faceva mai falli, disciplinato, grande giocatore. E anche Kimmich è così, ragazzi, può coprire quasi tutti i ruoli con una grande intelligenza, però c'è anche una bella visione di gioco ed è anche fisico ed è anche aggressivo. Anche questo c'è da dire, perciò ovviamente secondo me il miglior talento vale già 80-90 milioni di euro, però può ovviamente anche ancora Migliorare, migliorare. certo. Mondiali con la Germania contro il Messico, troppo in profondità, troppi buchi, abbiamo preso tutti i contropiedi. Voi con un sorriso vi ricordate questa Vero, partita? Lì lui non mi è piaciuto, però un vero. C'è grandissimo sempre da talento. migliorare, c'è sempre da migliorare. Passiamo al centrocampo. Centrocampista che ho messo appunto come migliore probabile emergente, ho messo Sandro Tonali, un grandissimo giocatore che al Brescia sta facendo molto bene, magari segna poco, però molti lo ricordano come Pirlo per i suoi movimenti, anche se lui si paragona a Gattuso. Vedremo, è un giocatore sicuramente di grande affidabilità, dove già le big gli hanno messo gli occhi addosso. Vediamo cosa può portare alla nazionale, soprattutto al campionato italiano, perché già si parla di nomi Sì, la cosa importanti. che a me piace di questo giocatore è che gioca in una squadra, fra virgolette, Di bassa, piccola, esatto. però vedendo le partite noti una differenza. Noti subito una differenza, nonostante l'età, si vede già la classe sua, però concordo, non è proprio un Pirlo. Sì, ok, per i capelli forse Sì, sì, però molto molto più fisico di Andrea esatto, Pirlo. sì. Concordo, veramente un bel talento, un bel Vedremo, talento. vedremo. Invece la Germania a centrocampo, tanta roba, secondo me il talento più grande in assoluto, tedesco in assoluto, secondo me, Kai Havertz, valore di mercato già 100 milioni di euro, all'età di 19 anni nell'ultima stagione ha segnato 17 gol e 4 assist in Bundesliga, 9 volte ha segnato l'1-0, perciò segna anche, nonostante la sua età molto giovane, i gol importanti, Decisivi. piedi entrambi. Tecnica, alto, però non è un giocatore alla Milinkovic-Savic, alla Pogba, perché è un po' meno fisico. C'ha una tecnica veramente meravigliosa. È un trequartista, forse come una volta, no? Questi tipici Esatto. numeri 10 10 che che non ci sono oggi non più ci sono ormai. più, purtroppo. Perciò ti fa quasi uscire un po' la nostalgia. È bellissimo vederlo giocare a calcio, però. Ripeto, lui ricorda i numeri 10 di una volta, ma è anche molto rapido. Questa è una cosa pazzesca, perciò Pazzesco. si può anche spostare sulla fascia e può anche fare la seconda punta, secondo me, ma può anche giocare in mediano. Cioè, veramente un talento. Rudi Völler disse il talento del secolo. Il talento del Addirittura, sì. secolo tedesco, poi ha spaccato tutti i record possibili, più giovane debuttante nella storia della Bundesliga. Potrei citarne adesso tantissimi, secondo me anche il talento più grande. L'unica cosa dove potrebbe forse un pochino migliorare l'aspetto fisico, perché è molto alto, ma molto magro, molto asciutto, un po' di fisicità di più gli farebbe bene, perché non Deve mettere so. qualche chilo in più. Esattamente, non troppo, un pochino perché non so Esatto. vederlo in Premier League, così i campionati Certo, più può avere fisici difficoltà, diciamo. potrebbe avere delle difficoltà. Esatto. Poi passiamo, io non voglio essere di parte, ma passiamo ad un attaccante che mi sta impressionando. Forse lui non è d'accordo, Interista tedesco non è d'accordo con me. Però comunque mi sta impressionando davvero Esposito. Un giocatore veramente ambidestro, un giocatore intelligente,
con una grande personalità che quando è stato chiamato in causa anche davanti 60.000 spettatori al San Siro, quando batte quel rigore, appunto l'ha fatto in un modo Lì ci vogliono i pazzesco, coglioni, lì con ci vuole una 17 freddezza anni. pazzesca. Quindi secondo me è un giocatore che può migliorare molto, ovvio, ancora non lo stiamo vedendo ora Sì, io all'Inter, sono un po' però scettico perché questo ragazzo ha 17 anni, sì, no? Ha del fatto 2002. un gol che è stato una palla ferma, il gol grazie al nostro grande Romelu, cuori d'oro, perciò a me ancora non ha dimostrato, non voglio dire nulla, Sì. perché ha Personalità. già dimostrato qualcosa, con 17 anni avere dei controcoglioni così. Tanta personalità, ha sputato sangue, si vede che c'ha voglia proprio di giocare a calcio, e questo mi fa emozionare quando vedi un ragazzo così Sì, giovane, soprattutto quando ce come l'hai ha esortato all'Inter, con la mamma. Oh, spero che tu abbia ragione, spero che speriamo. diventa un giocatore fenomenale. Secondo me è ancora presto a giudicare perché Vedremo, lo abbiamo vedremo visto col poco, tempo. Lo ragazzi. vedremo col tempo. Allora, io attacco Timo Werner. Ho fatto un video lungo, 200.000 views, Visto, l'hai visto, visto? visto, grandissimo Dove video. purtroppo ho dovuto spiegare che i tedeschi, tanti, non tutti ovviamente, ma tanti lo insultano in una maniera molto molto grave a causa di una Simulazione. simulazione stupida in Bundesliga, non solo della simulazione, ma poi anche per l'intervista. Però è molto giovane, quando sei giovane non c'hai ancora questa Certo, non esperienza di hai. andare davanti alle telecamere come fanno tanti calciatori che poi dicono sempre le stesse cose, Esatto. c'hanno tutto scritto lì, c'hanno la Però routine a una grande parlare. personalità, eh? Però c'è una grande personalità perché nonostante queste critiche, questi insulti, poi ovviamente anche perché gioca all'Ipsia, squadra più odiata in Germania, spero che avete visto il Sì, video, il video, ragazzi, esatto. lui c'ha una grande personalità perché lui, altri sarebbero crollati secondo Esatto, me, lui lui invece invece ha risponde con i gol, risposto vero? sempre con i gol in questa stagione, 17 partite, 18 gol e 6 assist, veramente qualcosa di Incredibile. assurdo, attaccante moderno, non come una volta, non è una punta fissa perché si sposta a destra, viene in basso a prendersi i palloni, è molto molto rapido, arriva a 35 km all'ora che è una cosa non la potete allenare, o tu sei nato Sì, rapido devi o non averla sei questa nato rapido, tecnica. perciò dico anche talento, mentalmente forte, calcisticamente forte, rapido, velocissimo. Sicuramente ne sentiremo parlare. Molto, penso molto. Ragazzi, siamo alla fine di questo video. Questa è stata la nostra introduzione sui quattro talenti in prospettiva futura Non vi del. arrabbiate ragazzi perché ovviamente è una Esatto. cosa soggettiva, Esatto. Fateci sapere la fateci vostra sapere in la ogni vostra opinione, caso. questo è un video interattivo, aspettiamo le vostre opinioni, queste sono state le nostre Esatto, e osservazioni. fateci sapere qui sotto nei commenti, mi raccomando, iscrivetevi al canale di Giano e al mio canale se volete passare su Salvatore Nero Blu. Ci vediamo in un prossimo video, Ciao ciao! ragazzi, viva il calcio, sempre!